Io inviterei proprio tutti i suoi amici martedì e giovedì prossimo a salire a Montevergine con la candela in mano, proprio a dare testimonianza che nel loro cuore ancora c'è il ricordo di Roberto e che questo ricordo va portato avanti. La Candelora 2023 si accende per Roberto Bembo. A margine della conferenza stampa svoltasi nell'abbazia del Loreto, Mercogliano, l'abate del santuario di Montevergine, padre Riccardo Periglia, ha sottolineato il senso della festa dell'incontro in calendario 2 febbraio. L'appello ai giovani, in particolare agli amici del ventenne deceduto a seguito delle ferite riportate durante l'accoltellamento nel primo giorno dell'anno. Non standosi fermi, non ancora piangendosi su se stessi, ma cercare di rialzarci e andare avanti e cercare anche di recuperare e fare in modo che quello che è successo non capiti più. Una serie di appuntamenti animeranno il programma della Candelora post pandemia. Convegni, spettacoli, momenti culturali. E se uno strappo per il comune di Ospedaletto d'Alpinolo, solo una questione di tempi e organizzazioni diverse, precisa il sindaco Vittorio D'Alessio. C'è stato qualche piccolo disguido di tempistiche. Gli eventi sono organizzati dall'Associazione di Ospedaletto e di Mercogliano. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di dedicare a Robertino l'atteso evento di Montevergine. Una candelora nel ricordo appunto di Roberto. Sono saliti al monte da mamma Schiavona con la speranza che Roberto potesse farcela. Oggi saliranno nel ricordo appunto di Roberto contro ogni tipo di violenza. Vicinanza è stata espressa dal comune di Mercogliano anche a Marcello Colassurdo, il re della Tamuriata, pellegrino di mamma Schiavona, malato e bisognoso di aiuti. L'importanza della Candelora, intesa come festa dell'incontro, ma anche volano turistico per il territorio del Partenio. Innanzitutto che ci sia un rilancio turistico dei nostri territori, di tutti i territori del Partenio, che possa esserci appunto attraverso la luce della Candelora il ritorno alla normalità dopo la pandemia.